Signori, sono orgoglioso di annunciare, ma che dico orgoglioso, orgogliosissimo di annunciare che è stato fatto, totalmente a caso e inaspettato, non me lo aspettavo neanche io, un gioco su di me. Cioè, what the fuck? Cioè, un gioco con me come protagonista. Fidatevi che non mi sarei mai aspettato di dire una frase del genere, mai nella vita, ma sono contento di poterla dire oggi, 31 luglio 2020. Oh, stavo sbagliando l'anno. Non ho ancora visto niente del gioco, non l'ho ancora mai aperto, so solo che è tipo Five Nights at Freddy's, se non avete presente che gioco è, in caso magari poi recuperatelo. È carino come gioco. Solo che il cattivo della situazione, in questo caso, indovinate un po' chi è? Proprio io, esattamente. Quindi ci spiegheranno durante il gioco com'è. Ringrazio il ragazzo con un po' uno scioglilingua che ha fatto il gioco su di me, proprio ti invio un bacione, e andiamo a scoprire com'è il primo gioco della storia fatto su di me. Cioè, assurdo, assurdo. Allora, amici, credo proprio che il master dell'editing abbia messo la schermata in modo tale che si veda bene, perché non è intera come la vedete, bensì avrò fatto qualche tagliatino. Comunque, signori, voi vedrete il gioco com'è. Ma signori, Five Nights at Masters, apostrofo S, con questo British molto incredibile e con una mia immagine sulla destra che fa alquanto ridere. Ma la cosa più bella, signori, cioè guardate che figata. Ora non so se lo sentite, in caso vi alzo un attimo l'audio. Cioè, io starei tutto il giorno a fare. Cioè, già questo vale il prezzo del gioco. Che figata! Bellissimi sti rumorini. Comunque facciamo New Game. Tra l'altro c'è Night 6, ok? E gli extra che sono bloccati. Quindi mi sa che mi metto a nerdare poi per sbloccare gli extra e la Night 6. Tanto non ci arriveremo mai alla Night 5, quindi. Quindi. Lel. Nuova apertura della Master Pizzeria. Ho sempre voluto aprire una pizzeria. Vieni a lavorare qui. Ah, e ci serve una guardia notturna che sottopagheremo male. Tu sei stupido e quindi accetterai. Mi hai sgamato. Sì, è vero, molto probabilmente. Chi vuole venire a fare la guardia nella mia pizzeria sottopagata, beh, venga pure. Non verrete pagati più di tanto. Notte 1, mezzanotte in pacca. E come na Five Nights at Freddy's. Apostrofo S, in questo caso Masters, apostrofo S, bisogna sopravvivere. Ci ho giocato a Five Nights at Freddy, ma tipo 5 anni fa, una vita fa, e quindi i tasti credo siano quelli base. Allora, vi avrò fatto il taglio nel quale appunto il ragazzo che ha fatto il gioco mi ha spiegato un po' del tipo: se schiaccio S sparo dritto, sparo a sinistra e B sparo a destra. Ok, quindi perché un nemico ci viene da davanti, uno da sinistra e uno da destra. Qua questi cosi non so cosa siano e col mouse ci muovo. Semplice, semplice, ma alquanto efficace. Noi ovviamente dobbiamo sopravvivere, non ce la faremo mai, però è già l'una. Perfetto. Ora, se vediamo le telecamere, in teoria dovremmo trovare noi. Guarda, con quale faccia me lo stai dicendo? Con quale faccia? Però bravo, cioè io non so neanche scaricare le mod su Minecraft e te sai fare i giochi. Se... What? Cosa? Ma va! Ci sono anche tempe. No, allora lui, per chi non lo sapesse, mi invita ad entrare nel server Discord. C'è Tempest! È l'immagine di profilo di Tempest. E lui è quella di Checco Gamer, se non sbaglio. Non ci credo! Devo anche stare attento a non farci fare. Ah, esatto, sparare e a non morire. A causa di un ipotetico master, oppure di un Tempest inaspettato, pensavo ci fossi solo io, oppure del buon Checco Gamer, che sono i due mod del mio server Discord. Ora, qua c'è, e qua c'è da stare attenti perché potrebbero venirci a uccidere e a spaventare a morte da un momento all'altro. Comunque sono già le due, non so quante notti o quante ore, non lo so, duri un livello. Wow, spara, 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 spara. Cioè, io mai mi sarei immaginato di dire spara a Master. Cioè, mai me lo sarei immaginato. Quindi ora vediamo. Uno è qua, il più idiota. È alla cam 01. Cam 05 c'è Tempest. E l'altro è alla 7. Ok, quindi per ora stiamo tutti tranquilli. I pattern che ha inserito mi sembrano anche abbastanza interessanti. Cioè, nel senso, reagisce bene il gioco quando clicchi. Cambia subito cam. È stato strabravo. Comunque, oh, sei strabravo a fare i giochi. Sembra facile, facile, però vi sfido a voi a fare un gioco del genere. Tipo dove devi mettere i tasti, devi mettere tutte le robe strane. Cioè, io, signori, con le robe tecnologiche a scaricare e fare, non me ne intendo. Il mio faccione è sempre lì nella cam 01. Ma è il buon Tempest a cui stare attento. Cioè, guardate che. Cioè, fuori
fuori di testa. Signori, mai mi... stai attento che Tempest mi sembra bello furbo, anche che Echo si muove fin troppo. Master si sta muovendo la Cam 2. Per ora il primo livello credo sia fattibile. Speriamo di non morire subito e speriamo soprattutto di non farci prendere uno spavento di quelli che poi mi fermano il cuore e mi metto a piangere. Comunque reagisce bene il gioco ai vari tasti, alle varie cose. Anche vedete il mouse, se tu te lo spammicchi un po'. Sono le 4 di notte. Sono stato ucciso, frase che non avrei mai pensato di dire nella mia vita, da Tempest. Dai, però l'unica cosa positiva è che... Eh sì, dai, mi voglio fare 2 o 3 partite, giusto per parlarvene un po'. In generale, scrivetemi nei commenti se avete mai giocato a Five Nights at Freddy's, che è il gioco originale, ovviamente. Questa è, diciamo, una storpiatura, anche se sarebbe bello se ci fosse un gioco originale su Master. Però, fatta molto bene. E soprattutto, fatemi sapere le tattiche con cui sopravvivere. Magari un giorno più avanti potrei tranquillamente portare un video su Five Nights at Freddy's, che so che è decisamente difficile e questo ascensore sta durando una vita e mi sta salendo un'ansia di quelle fuori di testa. E niente, dobbiamo dare un'occhiata, altrimenti questi qua ci fanno i peggio spaventi dal nulla. E dov'è finito Tempest? Ok, è qui. Cioè, quanto fa ridere il fatto che un quadro perché è tipo un quadrettino immagine mi faccia paura e, cioè, mi possa jumpscherare. Cioè, fuori di testa questa cosa. In questo video sto dicendo frasi che nella mia vita non avrei mai detto, del tipo un quadro che mi spaventa, spara a Master o hanno fatto un gioco su Master. Queste sono frasi che non avrei mai pensato di dire. Nel dubbio, nella Cam 369 non c'è nessuno per il momento. Esatto, sono 528. Perfetto. Quindi appena vedo che qualcuno si avvicina nella 369, diciamo che mi appingo e mi inizio a preparare. Esatto, già che c'è un Tempest spaventosissimo di là, quindi io mi preparo, mi punto sulla sinistra, perché è solo l'una di notte, cioè... Dopo le 2 di notte, signori, segnatevi questa frase, non succede mai nulla di buono, l'ha detto una persona molto più saggia di me, fidatevi che è così. E quindi, se si supera le 2 di notte, diciamo che potrebbero partire dei jumpscare alquanto interessanti. Ma adesso stiamo pronti a non farci colpire, però una sbirciatina la diamo, una sbirciatina... No, non devo dare sbirciatine. So che voglio sbirciare, ma non vorrei farmi ittare. Dita pronte su ASD, nel dubbio, in caso dovessero pusharci i nemici. E aspettiamoli. Sono le 2 di notte. Vedete che sono colpito. Vedete che dopo le 2 di notte non succede mai nulla di buono. Ok, c'è un Master in agguato proprio di fronte a me. Me lo aspetto che ora arriva. Proprio me lo aspetto, di cattiveria e arroganza. Dai, pushami Master. Pusha. Non c'ho paura, cosa credi? Oh, cosa credi che io abbia paura di te? Che sto parlando letteralmente col me stesso in un videogioco. Fuori di testa sta cosa. Sta cosa è fuori di testa. Quanto è bello essere... No. Ok, mi hanno pushato in 2, se pushato è il termine giusto, però li ho rifatti tornare nella 417, che mi sa tanto distanza segreta. Comunque Tempest mi si muove, mi sguscia nelle stanze come se non ci fosse un domani, è quello più aggressivo. L'ha settato come quello più aggressivo e sinceramente hai fatto anche bene. Un saluto a Tempest e vi invito comunque ad entrare nel server Discord, perché cioè succede di tutto, signori, in quel server... Succede di tutto, come succederà di tutto dopo le 3 di notte, perché se è come prima, che siamo morti mi sembra alle 4, non vorrei morire nuovamente alle 4 di notte, così ci tengo a passare una notte sana, anche perché, cioè, che poi, chi è che decide di aprire una pizzeria all'interno di questa cosa straspaventosa? Guarda che spavento, mi è sbucato un Master dal nulla. Cioè, vorrei sapere come si fanno a programmare i videogiochi, perché proprio io non me ne intendo. C'è un Tempest in agguato sulla sinistra, attenzione signori, prepariamoci col fucilozzo, anzi facciamo i test per vedere se spara. Sì, spara, quindi Tempest, non ti temo. Dai, esci. Non c'ho paura. Oh, prima mi hai preso alla sprovvista, adesso cosa fai? Ah, ti tiri indietro. Ah, si tira indietro. E intanto Checco è ancora nella 7, io sono ancora nella 1, bello tranquillo, mentre Tempest... Io ti aspetto. Ti aspetto, aspetto le 6 di mattina, sperando che passi il primo giorno. Sì! Credo che alle 6 finisca la prima notte, mi dice unbeatable, imbattibile, con una faccia alquanto incredibile del buon Master. Auto 5, cioè neanche a farla apposta ho messo la stessa maglietta. E fidatevi, ho altre magliette, non ho solo quella. Notte 2, yes!
Dai che superiamo la seconda. Che cos'è questa roba? Da noi sono le 4 e aspettiamo. Sono le 5. Yes, dai, manca solo un'ora. Non fatemi morire l'ultima ora del mio turno di lavoro, eh. Oh, guarda che... cioè, poi finisce male. Io ve lo dico, finisce male. Unbeatable per la seconda volta. Sì, finalmente alle 6, signori. Siamo sopravvissuti due notti e io credo che possa bastare. Fatemi tra l'altro sapere se volete sapere... sapere cosa ci sarà oltre la sesta notte. Io salvo ed esco, tanto c'è il continuo, posso giocarci quando e come voglio. Credo proprio che ci andrò a nerdare. Vi consiglio di farvi sviluppare da quest'uomo che ormai è diventato un idolo, entrerai nella storia, un gioco perché è decisamente bravo, continua così. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:15 per questo periodo estivo, con un nuovo video e sperando che Master non mi pushi nel sonno questa notte, ok? Potrei aver paura ad andare a dormire. Alla prossima, ciao! We'll be right back.